Ok, ciao a tutti, eccoci in classe, un'altra fantastica puntata del percorso di storia della filosofia antica. Oggi continueremo con il racconto su Aristotele e affronteremo un'opera molto importante all'interno del percorso delle scienze pratiche. La scorsa volta avevamo visto l'etica e oggi parleremo della politica. Sono le due scienze pratiche che hanno a che vedere con l'azione dell'uomo, e in questo caso la politica parlerà anche di che cos'è lo Stato. Vedremo alcuni paralleli anche col pensiero di Platone, ma volevo partire da una considerazione. Prendiamo il nostro cellulare e guardiamo il tempo che passiamo davanti alle varie app. Senz'altro una, diciamo, fetta molto consistente del tempo che noi passiamo, che utilizziamo con il cellulare, è rivestita dai social network, dalle reti sociali. Perché i social network sono così importanti? Perché per noi sono così rilevanti, ci spingono a utilizzare così a lungo il cellulare, a stare all'interno di questi social network, a interagire sugli altri? Beh, la grande forza dei network sociali dipende dalla, secondo Aristotele, che ovviamente non conosceva i social network, ma avrebbe senz'altro capito e compreso questa realtà, perché secondo Aristotele, lo vedremo, l'uomo è innanzitutto un animale sociale e ha bisogno di stare con gli altri. Quindi, se voi volete disintossicarvi dal cellulare, volete recuperare la vita, una vita scintillante, piena ed energetica, visto che c'è l'estate in arrivo, vedete la sigla e ascoltate cosa ha da dire Aristotele sul nostro vivere in società e quanto è importante per noi la relazione con gli altri, anche in vista della formazione di comunità organizzate come lo Stato. La sigla. Allora parliamo della politica. La politica è l'insieme di 8 opere, diciamo 8 scritti, che di fatto sono stati pensati da Aristotele in tempi diversi e con finalità legate all'insegnamento. Quindi sono, diciamo, è una collazione, è una risistemazione del solito Andronico di Rodi, fatta su un corpus di scritti che probabilmente ha visto la luce in epoche diverse e con obiettivi leggermente diversi. Questo era già successo anche prima, abbiamo visto che la Metafisica anche è stata di fatto un'opera di ricucitura di diverse, diciamo, di diversi manoscritti pensati per l'insegnamento. L'obiettivo della politica per Aristotele è la costituzione di un'istituzione statale giusta, delineare una forma di Stato ottimale per i cittadini che sia in grado di spingere i cittadini, di sostenere i cittadini, di supportare tutti i cittadini verso il perseguimento della felicità. Abbiamo visto che la finalità dell'etica è la ricerca della felicità, vi ricordate? Quindi nella vita pratica, le scienze pratiche tutto sommato sono, diciamo, orientate ad aiutare il singolo nel percorso verso la felicità. La felicità, l'abbiamo visto, diciamo, nella scorsa puntata, si raggiunge attraverso una vita secondo sapienza, quindi attraverso alcune virtù proprie dell'essere umano. Ma già nella scorsa volta abbiamo visto che da solo l'essere umano non raggiunge la felicità, non la può raggiungere. Ad esempio l'amicizia è uno di quei sentimenti molto utili che ci aiuta, diciamo, a vivere più pienamente la nostra vita, ma in questa opera fa un passo ancora avanti. Per, diciamo, procedere nei confronti di una vita piena, soddisfacente, è necessario immaginare uno Stato che funzioni bene, cioè una collettività, una comunità in cui noi siamo inseriti e che ci permette di realizzare noi stessi. C'è sempre questo concetto di entelechia, no? Di autorealizzazione.
Però l'autorealizzazione del singolo, secondo Aristotele, ora lo vedremo, non può mai concretizzarsi se non in un universo sociale, attraverso un universo organizzato, cioè all'interno di uno Stato. Il punto di partenza di Aristotele nella politica è la sua celeberrima definizione: l'uomo è un animale sociale. Ora, noi abbiamo già avuto a che fare con Aristotele, con definizioni di che cos'è l'uomo, perché nella maggior parte delle opere teoretiche, la metafisica, ad esempio, no? E anche in parte un po' l'etica, che è una scienza pratica, ma diciamo anche questa è basata su una definizione dell'uomo che in qualche modo fa propria una visione legata alla razionalità, ok? Cioè, nelle scienze teoretiche, noi varie volte, nei nostri esempi, abbiamo iniziato a dire che l'uomo è un animale razionale, no? Quando dovevamo definire l'uomo, abbiamo detto genere prossimo e differenza specifica. Cos'è che contraddistingue l'uomo da tutti gli altri animali? E in quelle opere si enfatizzava una qualità dell'uomo, cioè la razionalità, come qualità distintiva. L'uomo è un animale come gli altri, però ha la razionalità. Qui fa un passo in più. Certo, l'uomo ha la razionalità, ma è anche e soprattutto un animale sociale, cioè ha bisogno degli altri per vivere. Infatti, quando Aristotele parlerà dell'uomo, utilizzerà nella politica questa espressione, ok? Se un uomo non ha bisogno degli altri, allora o è una fiera, cioè una belva, o è un dio. Che cosa significa? Che le fiere, le belve, le tigri, il lupo solitario non ha bisogno degli altri perché è in grado di cacciare, di sopravvivere, ok? Anche da solo. Mentre Dio, l'abbiamo visto, è pensiero di pensiero, è un essere sostanzialmente solitario, incarna la perfezione, non ha certo bisogno degli altri, di una comunità in cui sta. Quindi l'uomo, come al solito, è un giusto mezzo tra la bestia feroce che non ha bisogno di vivere in società perché è troppo feroce, troppo involuta, non capace di avere capacità sociale, di legarsi agli altri, né dall'altra parte Dio che non ha bisogno degli altri perché è un essere perfetto, le divinità diciamo stanno da sole. Ecco, l'uomo come giusto mezzo tra le bestie e Dio invece si trova nella condizione di fare necessariamente leva sugli altri. Abbiamo bisogno degli altri per tutto, ed è proprio per questo che i network sociali come Instagram, come TikTok, eccetera, per noi sono così importanti, ci sembrano divertenti, perché di fatto noi siamo di natura portati a aggregarci in clan, in insiemi, in gruppi sociali. Questa spinta dell'uomo verso l'agglomerazione, verso la formazione di comunità, e naturalmente poi sarà studiata nel corso del tempo da scienze come la sociologia, che in un certo senso proprio inizieranno a studiare le modalità con cui l'uomo si configura, come funzionano le società, quali sono le regole e diciamo è un po' il linguaggio delle società nella storia, ok? Quindi se vogliamo, tra le varie cose, Aristotele è anche il primo, se vogliamo, ad aver gettato le basi di un approccio sociologico all'essere umano. L'uomo ha bisogno degli altri per tante ragioni, da solo non riesce a sopravvivere. Lo sappiamo, no? La forza dell'essere umano è nella sua intelligenza, ma anche, potremmo dire, nel pollice opponibile, cioè nella capacità di impugnare oggetti, di modificare l'ambiente intorno a sé, e da solo l'uomo non ce la fa. Immaginiamo, un uomo da solo può far ben poco, no? Un uomo nella natura verrebbe, diciamo, distrutto in breve tempo, non è tanto forte, non è tanto veloce, non sa nuotare tanto velocemente, non ha gli artigli, non ha la pelliccia, non ha nulla. Ha la forza della sua intelligenza che però diventa utile nel momento in cui siamo in tanti. Anche un genio, lo metti da solo nella foresta, sì, qualcosa può fare, ma non è detto che ce la fa. Se tu metti 100 uomini in una foresta, ecco che iniziano a cooperare, a farsi delle barriere. Immaginate, ecco, questa situazione di naufraghi in un'isola deserta. Se sei in tanti è più facile sopravvivere, cioè sarà qualcuno che forse trova l'acqua, qualcuno che riuscirà a cacciare, nel frattempo altri costruiranno un riparo. Questa è la forza dell'essere umano, capite? È una forza di contrastare con l'organizzazione del linguaggio e dell'intelligenza a livello sociale tutte le varie sfortune e le varie minacce del mondo esterno. Mondo esterno minaccioso, noi singolarmente deboli ma collettivamente forti, grazie all'intelligenza, grazie alla capacità di aggregarci in gruppi vasti, ok? Cosa che alcuni animali non riescono a fare. Certo, alcuni insetti sì, per esempio uno potrebbe dire, caro Aristotele, ma anche la formica è un animale sociale, lo è,
ok? È un animale straordinariamente sociale, la formica, fanno delle cose pazzesche, le formiche però lo fanno seguendo degli impulsi, degli, diciamo, dei meccanismi, come dire, di istinto, mentre, qui adesso arriviamo, l'uomo non funziona così, ha un istinto verso la socialità, ma poi ha bisogno di fare delle regole. Non basta seguire l'odore della formica prima e andare verso il cibo, l'uomo non funziona così, è troppo complicato. Visto che l'uomo è più complicato di una formica, serve una struttura più complicata della realtà, diciamo, sociale della formica. Però effettivamente anche noi dobbiamo costruire una realtà sociale che funzioni con delle regole, un po' come le formiche, le api, eccetera, eccetera, ok? Però in maniera più pensata, perché siamo più complicati. Ovviamente quest'idea sarà ripresa anche moltissimo nella storia della filosofia, perché molti autori anche successivamente rifletteranno sulla natura dell'uomo per vedere se l'uomo è naturalmente portato verso gli altri, se è spontaneamente portato verso gli altri, o se invece, ad esempio, come succederà nel 600 con Hobbes, sarà un autore inglese che invece penserà piuttosto che homo homini lupus, cioè ogni uomo è un lupo per l'altro uomo, è una minaccia continua, e allora è la paura dell'altro che fa, diciamo, invece spingere gli uomini verso una società che li protegge, ok? Questo per dire che ci saranno tante interpretazioni sulla natura sociale dell'uomo, se è spinta da leggi proprie, se invece è una reazione ai pericoli esterni. Ci sarà una forte corrente nel 600 e nel 700, il giusnaturalismo, lo studieremo in tutte le sue forme, che cercherà di ricostruire, proprio partendo da questo ragionamento aristotelico, l'origine dello Stato, l'origine della comunità, cercando di partire da conformazione propria dell'essere umano, ok? Ora, grande differenza con Platone. Mentre Platone ci parlava di uno Stato come una realtà ideale, la Repubblica di Platone, ok? Un modello ideale di vita per gli esseri umani, che poteva anche non esistere da nessuna parte, anche che sicuramente fino a quel momento nessuno l'aveva mai implementato, no? Questa Repubblica di filosofi geni, con queste classi sociali divise, no, a seconda della nascita, del valore, no? Vi ricordate il comunismo platonico, tutte queste idee, anche affascinanti se vogliamo, però evidentemente frutto di una costruzione utopistica, ideale, ok? Quindi lo Stato ideale. Aristotele ha un approccio radicalmente diverso. Aristotele parte dall'analisi delle costituzioni reali, cioè inizia a studiare la Grecia, tutte le polis greche, inizia a studiare come sono organizzate le polis greche, comparando le varie costituzioni e cercando quindi di poi raggrupparle in dei cluster, in delle classi, studiando i pregi e i difetti di ognuna di queste. Quindi non vuole che costruire uno Stato ideale, ma vuole cogliere all'interno di ogni forma di Stato reale quali sono i pregi e i difetti e quale di questi forse è migliore per raggiungere l'obiettivo finale, cioè di permettere al maggior numero di cittadini possibili una vita felice, avete capito? Quindi il migliore Stato possibile poste le condizioni di realtà a cui siamo, dentro cui siamo inseriti. Quindi non creare uno Stato utopistico basandosi solo sull'idea del bene, ma cercando di vedere cosa l'uomo effettivamente è riuscito a fare e quali sono i pregi e i difetti di ciò che lo circonda. Vedete l'approccio diverso? Platone, idealista. Aristotele, realista. Cioè parte dalla realtà e cerca di capire i pregi e i difetti di quello che aveva intorno. Okay? È anche vero che naturalmente il periodo storico, ve l'ho detto già tante volte, è un po' diverso, perché Platone aveva ancora una grande spinta a lui personale. Ricordate la settima lettera, verso la politica. E quindi la sua è un'opera politica, la sua è una filosofia politica, cioè tutta l'idea della teoria delle idee, il bene, la vita della caverna, serve poi a giustificare la creazione di uno Stato giusto, che era uno Stato radicalmente diverso e rivoluzionario, cioè di fatto è una specie di rivoluzione quella che aveva in testa Platone, ok? Sovvertire completamente l'ordine sociale. Aristotele sta già nel declino delle polis, già capisce che è già tanto trovare qualcosa che funziona, ma già siamo nell'epoca in cui il regno macedone sta prendendo, diciamo, la direzione del dominio. C'è meno da fare, c'è meno da rivoluzionare, il filosofo ha meno, infatti. Una grande differenza è da tenere presente che per Aristotele la politica è una scienza tra le altre, mentre per Platone era l'obiettivo finale di tutta la sua politica, di tutta la sua filosofia. Per Aristotele la politica è una delle scienze, c'è la metafisica, forse che è più importante ancora, c'è l'etica, c'è la logica, c'è la fisica, ok? Ci sono tante cose che deve studiare lo scienziato,
oltre che tutte le scienze naturali di cui non ci siamo occupati, no? La biologia, la botanica, la geografia, qualsiasi cosa. Una di queste è anche studiare le costituzioni e sono utili perché ci ispirano, ci fanno capire come riuscire a immaginare uno Stato che funzioni abbastanza bene, al meglio di quello che l'umanità può fare, ok? Partiamo quindi dall'individuo. Lui dice: per arrivare a capire come funziona lo Stato, dobbiamo prima capire come funzioniamo noi, come al solito, è un po' un osservatore Aristotele. L'individuo, già di suo, già ognuno di noi, anche immaginando che lo Stato non esiste, ok? Immaginiamo un'ipotesi in cui non c'è ancora la formazione di uno Stato, è portato spontaneamente, dice Aristotele, a costituire una famiglia. Cioè, nessuno di noi basta a se stesso, non ci riproduciamo come funghi per sporogenesi, ok? Abbiamo bisogno di creare una famiglia. Una famiglia che, attenzione, per Aristotele, questo è molto importante perché condizionerà anche un po' la morale dei secoli successivi, è una famiglia tradizionale, con un marito che comanda sostanzialmente, una moglie che è soggetta al marito, ma che comanda all'interno della casa, con i figli, eccetera, eccetera, i figli e poi gli schiavi. Quindi la famiglia che ha in mente Aristotele è una famiglia di carattere classico greco. Il padre, la madre, i figli e gli schiavi. Anche gli schiavi fanno parte costitutiva della famiglia, ok? La famiglia deve provvedere ai bisogni più elementari dell'individuo: mangiare, bere, avere un tetto sulla testa, ok? E naturalmente creare nuovi marmocchi, nuovi figli che saranno diciamo, il futuro dell'umanità, il futuro vedremo delle famiglie, il futuro anche dello Stato, ok? Quindi questi sono gli obiettivi che l'uomo deve raggiungere perché da solo, in mezzo al nulla, non è in grado di sopravvivere. Quindi il primo step della sopravvivenza è creare un nucleo familiare. La famiglia è la prima forma sociale, la prima forma non ancora di Stato, ma nel percorso verso la formazione dello Stato si parte dalla famiglia. La famiglia è il nucleo sociale minimo. Senza la famiglia l'uomo è un lupo solitario, l'uomo e la donna, eh? Non è in grado di nulla, non è in grado di sopravvivere, non è in grado, o meglio, sopravvive, ma sopravvive ai bordi della società, sopravvive male e soprattutto non è in grado di fare, cioè, sostanzialmente di riprodursi, no? Cioè, per fare figli occorre fare una famiglia, secondo Aristotele. Ora, di cosa si occupa la famiglia? Economia, ecco che Aristotele crea questa parola importantissima, non è che la crea, ma la utilizza per primo in senso filosofico e scientifico. Che vuol dire economia? Oikos vuol dire casa. Quindi economia, questa parola importantissima anche nella realtà in cui viviamo, no? Voi sicuramente avrete già sentito parlare di scienze economiche, no? Dello studio dell'economia. Ecco, lo studio dell'economia nel pensiero greco è lo studio dell'economia domestica, lo studio della casa, lo studio di delle entrate e delle uscite di ognuno di una famiglia. Quindi la prima cosa di cui si occupa la famiglia è dell'economia domestica. Ok, attenzione quindi che l'idea che ha Aristotele di questa prima fase di sviluppo della comunità, in cui ci sono una serie di famiglie che si sono aggregate, è che questa famiglia deve di fatto cercare di soddisfare i bisogni primari: vestirsi, mangiare, avere un tetto. L'economia è questo. Non è l'accumulazione di capitale, perché secondo Aristotele è ben diverso dedicare le proprie energie a soddisfare i bisogni primari in vista come condizione necessaria, ma non sufficiente, per il raggiungimento della felicità, quindi denaro come mezzo per raggiungere la felicità che si fa una volta che io mi sono risolto mangiare, bere, dormire, avere un tetto sulla testa, i figli, la casa, eccetera. Mi avete capito? Una volta che ho risolto questo, che ho, diciamo, l'economia sufficiente per far funzionare la macchina famiglia, dopo arrivano le attività che nell'etica ci ha spiegato bene essere quelle che veramente ti generano la felicità. Mi seguite, ragazzi? Etica e politica sono collegate tra di loro, perché nell'etica lui ci ha detto che la felicità si raggiunge quando uno realizza pienamente se stesso come animale razionale. Mi seguite? Qui ci sta dicendo che per realizzare te stesso come animale razionale devi prima fare i conti con te stesso come animale sociale. Se tu non risolvi i fabbisogni del tuo essere sociale, quindi avere una sopravvivenza sociale minima con una famiglia che si prende cura di te, i figli, mangiare, bere, cioè il minimo di sostentamento, non puoi realizzarti come animale razionale. Quindi vedete che qua siamo proprio all'opposto di Platone.
i beni materiali sono una condizione necessaria per poter accedere poi alla felicità intellettuale. Se hai fame, sete, minacciato, solitario, messo ai margini come un barbone, non riesci a fare il salto verso la felicità intellettuale. Devi essere realizzato anche come persona, sereno come persona. Vedete l'etica del giusto mezzo? Devi avere un giusto mezzo anche nella condizione della tua vita, quindi avere le condizioni di sopravvivenza. Attenzione però che lui dice, questa è l'economia, ma crea un'altra parola, la crematistica. Ok, che cos'è la crematistica? La crematistica è invece la scienza che studia il denaro non come mezzo, ma come fine, cioè la scienza dell'arricchimento. La scienza del capitalismo, lo chiameremo noi oggi. Cioè, lui dice, una famiglia può o funzionare per cercare di far stare bene i propri membri, ok? I figli, il marito, la moglie, ma e anche gli schiavi devono essere trattati, diciamo, con umanità, benché privi di diritti. Ma ben diverso, questa è l'economia, oikos, quindi gestione della casa. La crematistica invece è la scienza che studia il modo per arricchirsi sempre di più. Lui dice, da quando si è passati dal baratto all'economia monetaria, all'economia di scambio con le monete, acquisto e vendo, è entrato il protagonista, il nuovo protagonista che è il denaro. Il denaro avvelena la vita della famiglia, secondo lui, e la vita dell'individuo nella famiglia, perché fa perdere di vista che l'obiettivo che ci siamo detti è avere sufficiente per potersi poi dedicare alla vita intellettuale che ti rende felice, giusto? Ok, quando invece invece che un mezzo, il denaro diventa un fine, cioè io utilizzo tutte le mie energie per commerciare, scambiando, io produco delle mele, scambio con del denaro, con quel denaro allora compro un altro campo, così produco ancora più mele, ma questa volta non faccio più mele, faccio magari le olive perché ci guadagno di più, mi seguite? E allora poi vendo le mele o le olive e faccio anche questo un surplus, allora che faccio? Compro un aratro con dei buoi, così riesco a ottenere anche il latte, perché in quella comunità magari manca il latte, allora lo vendo al doppio del prezzo, sto immaginando un piccolo imprenditore dell'antichità, no, che si inventa queste cose. Ecco che il mio tempo, lo vedete, lo passo a pensare a come fare sempre più denaro, a come investire di più, crematistica, arte dell'arricchimento, e il denaro non lo uso per i beni, soddisfare del fabbisogno, ma lo uso per fare altro denaro. Quando tu usi il denaro, non consumandolo per toglierti il problema della fame, della sete, del vestito, per poi poter occuparti della scienza, che è l'unica vera finalità che rende felice l'uomo, secondo Aristotele, l'arte, la scienza, insomma, tutto quello di cui ci ha parlato, l'amicizia, insomma, tutto quello di cui ci ha parlato nell'etica, ma passo il tempo ad accumulare sempre di più e a pensare a questo nuovo accumulo, come farlo diventare ancora più grande, all'infinito, ecco che c'è una degenerazione. Dall'economia si passa alla crematistica e l'uomo viene reso schiavo del denaro. Questo, secondo Aristotele, è sbagliato perché è un falso mito. Ragazzi, ma quanto è moderno Aristotele? Voi sui social network non vedete continuamente dei pischelli, avete mai visti, che vanno a Dubai e dicono, voi volete diventare ricchi in 10 minuti? Compratemi qua, avete mai visto? Io non posso adesso dire il nome perché magari finisce su YouTube, però ci sono diversi influencer poco più grandi di voi che vi dicono, lasciate gli studi, lasciate tutto e fate in Italia che pagate le tasse. Io sono venuto a Dubai e con, non si sa bene cosa fanno, per dire, c'ho la Lamborghini e tu sei uno sfigato che invece stai lì con mamma e papà. Questo è il messaggio, il denaro è che ti dicono, no? Che tipo di vita devi fare, perché stai lì? Stai lì, sbuttato in mezzo al deserto, in una realtà farlocco, se avete mai visto Dubai, no? Questi grandi grattacieli costruiti con i petrodollari, in mezzo al deserto, con questi pischelli che hanno lasciato l'università perché era difficile, perché l'Italia non dà speranza, se ne vanno lì, fanno su YouTube non so bene cosa, vendano dei corsi di business sul dropshipping, queste cose qua, e quindi hanno la Lamborghini, le ragazze, quindi questa è l'idea, no? Soldi per i soldi, sono più soldi, parlo solo i soldi. Non è che Aristotele aveva visto qualcosa di molto lontano da quella che è la vostra, diciamo, un po' anche generazione, la generazione di tutti, cioè questa idea dell'arricchimento facile e del denaro che lava tutto il male dell'anima. Fosse così facile, non lo è, ve lo dico già, non lo è, il denaro raramente rende felice. Commercio sì, ma solo se il denaro viene investito in un'ottica di soddisfazione dei bisogni primari. Quando diventa invece il surplus, il lusso o ancora peggio accumulare il denaro per acquisire uno status sociale, per la malattia, Paperon dei Paperoni, ve lo ricordate Paperon dei Paperoni? Che aveva questo enorme giacimento e la mattina faceva il bagno nell'eco. Quello è l'esempio della crematistica.
è un uomo completamente soggiogato dal denaro, che non ci fa neanche più niente. Ma più ne ha, tu gli dicevi a Paperone dei Paperoni di andare a trovare una nuova miniera, che faceva? Lui subito, anzi, povero Paperino, no? Veniva sfruttato e poi alla fine preso a bastonate, e Paperone guadagnava tutti i soldi. Uno da piccoli, uno lo leggeva e diceva, ma che ci fa questo se già c'ha una specie di... Ma perché così? È soggiogato dall'idea di avere sempre più soldi, senza senso, all'infinito, ok? Visione aristotelica della famiglia avrà un ruolo importantissimo nella storia fino ad arrivare ad Hegel nell'Ottocento. Perché? Prima di tutto, famiglia tradizionale è l'uomo maschio che deve, secondo Aristotele, avere il controllo della famiglia, comandare, tra virgolette. La donna deve essere soggetta alle decisioni dell'uomo e soprattutto deve essere, diciamo, inserita in un'ottica di economia domestica, deve prendersi, insomma, cura della casa e dei figli. Diversamente da Platone, vi ricordate che Platone, abbiamo detto, è il primo filosofo femminista della storia? Platone, nella sua utopismo, quindi in un certo senso Aristotele è più realistico, ci sembra più realistico, però su questo diceva cose molto più moderne che non Aristotele, perché vi ricordate che per Platone un filosofo poteva essere uomo o donna, un guerriero poteva essere uomo o donna, c'era bisogno del genere, della sessualità, ma del valore. Vi ricordate? Se una donna è capace, intelligente e, diciamo, è portata per la filosofia, meglio lei che mille uomini che invece li potremmo utilizzare più per la campagna o per altre cose, o per fare i vasi, o per fare le spade, o per andare in battaglia, ok? No, per Aristotele no. Maschio comanda, donna è invece la madre e la regina del focolare, diciamo così, ma non si occupa di politica, non si occupa di relazioni fuori dalla famiglia. I figli devono sempre e comunque obbedire ai genitori, anche se i genitori con loro non sono giusti, anche in caso di genitori, mettiamo conto, violenti o poco gentili con i figli. Questo urta la nostra sensibilità, è passato tanto tempo da allora, però poi lo vedremo proiettato nella storia, questo quanto resisterà questo modello, e guardate che per alcuni aspetti non è neanche del tutto tramontato. E gli schiavi. Secondo Aristotele la schiavitù è un fatto naturale, cioè gli schiavi devono essere soggetti, non hanno diritti, devono essere soggetti ai loro padroni, ed è nella loro natura esserlo. Cioè ci sono, secondo Aristotele, alcuni che nascono liberi, che nascono con i diritti civili, e altri che invece di loro natura sono fatti per essere schiavi. Ragazzi, è una famiglia greca tradizionale quella che lui sta disegnando, sta fotografando, mi capite? Diversamente da Platone, che invece, vi ricordate, addirittura parlava di una famiglia senza figli, cioè veramente un modello familiare super innovativo, stranissimo, anche un po' forse utopistico e realizzabile, quello che sta facendo Aristotele nella sua politica è di prendere il modello greco e di metterlo come modello ideale per tutti i secoli e per tutti i luoghi. La donna ha una funzione riproduttiva, è una specie di incubatrice di vita, secondo Aristotele, proprio con una differenza tra l'atto e la potenza, no? La donna è potenza di vita, ma l'atto è sostanzialmente dato dal maschio. Quindi è il maschio che, attraverso questa, diciamo, forma incubatrice, dà questa materia che è la donna, crea poi l'essere umano. Quindi ovviamente la procreazione è qualcosa che avviene mediante la donna, ma che è un fatto, diciamo, però ascrivibile all'opera dell'uomo. È l'uomo che dà la forma a una materia informe che invece è prodotta dal ventre della donna. Insomma, capite bene che noi questa idea oggi ci sembra molto sorpassata, maschilista, però quello che vi voglio far riflettere è che è durata millenni e ancora oggi non è del tutto tramontata. Ancora oggi i sostenitori della famiglia tradizionale, e mi riferisco ad esempio alle polemiche su LGBT, sulle famiglie gay, è evidente che fanno proprio un modello aristotelico cristiano di famiglia, dove c'è l'uomo che fa l'uomo, la donna che fa la donna, i figli che fanno i figli, ok? Gli schiavi sono un po' sorpassati come modalità, però fino a qualche, diciamo, secolo fa c'erano anche gli schiavi, ok? Altra cosa importante, il rapporto tra il modello greco di famiglia e di Stato e quello che invece poi l'Oriente. Cioè, è evidente che, ora poi entreremo più nel merito, ma il modello di società previsto da Aristotele è un modello che ha a che vedere con il genio greco, il modello di vita greco, quindi anche una superiorità del mondo greco occidentale nei confronti del vicino Oriente. E qui, naturalmente,
faccio riferimento a cosa? Alla figura di Alessandro Magno. Cioè, laddove lo stile di vita che sta propagandando, diciamo, Aristotele, è uno stile di vita greco, di impegno civile, di famiglia tradizionale, è evidente che si va a scontrare con le novità che Alessandro Magno troverà in Oriente, ok? Un modello diverso di vita, di famiglia, eccetera, laddove ci sono il regnante che inizia a vestirsi come una donna, a truccarsi con gli orecchini, le cose, ok? Cioè, questa commistione di gusti, di stili, di ornamenti, di abbellimenti, che era proprio un po' quello che in qualche modo Aristotele aveva un po' messo in guardia, diciamo, Alessandro dal fare. Vi ricordate che la speranza di Aristotele è che Alessandro portasse verso Oriente questa impronta, di questo stile di vita greco, questa civilizzazione greca? Ecco, invece poi si renderà conto che Alessandro invece si innamorerà dell'Oriente, si inizierà a vestire in maniera orientale, a vivere in maniera orientale, a essere chiamato Dio e addirittura Faraone in Egitto, a sposarsi con più mogli, eccetera, eccetera, insomma, ad abbandonare il modello, anche se vogliamo, greco-aristotelico di famiglia e anche di stile di vita. Questa cosa separerà un po', diciamo, sarà un elemento di rottura rispetto anche al destino che poi si stava realizzando in Grecia, cioè che invece di essere un'esportazione della superiorità della cultura greca verso Oriente, per Aristotele c'era invece il rischio che Alessandro, essendosi innamorato e affascinato dallo stile anche di Stato orientale, lo trasportasse verso la Grecia. Avete capito? Quindi un tramonto delle polis e addirittura una vittoria della civilizzazione orientale su quella greca, che invece appunto Aristotele immaginava come predominante. Qui siamo ancora alla prima fase, perché abbiamo detto che la prima necessità è quella di coagulare le famiglie, riunirsi in delle famiglie, creare delle famiglie, moglie, marito, figli, schiavi. Ma la famiglia da sola non basta. Molto presto ci si rende conto che alcune necessità la famiglia non riesce a soddisfarle. Se noi viviamo in famiglie separate, beh, anche semplicemente ognuno di noi dovrà scavare un pozzo per trovare l'acqua. Ogni famiglia deve fare questo lavoro. Ha senso quando con un pozzo ci possono bere magari 10 famiglie? Non conviene di più che magari 10 famiglie si mettono insieme, una scava un pozzo per tutti, l'altra costruisce uno steccato per tutti, sennò ogni famiglia deve costruire un riparo, conviene costruirne uno più grande, un condominio, diciamo così. Ok? Ha senso che ognuno si vada a cacciare un cinghiale? Forse se andiamo in 5 cacciamo 2 cinghiali, facciamo meno fatica e con 2 cinghiali ci mangiamo tutti, no? Rispetto che ognuno rischia tantissimo, ok? Ad andare a caccia da solo. Sto facendo degli esempi veramente banali, ragazzi, per farvi capire che il secondo passaggio è il passaggio tra la famiglia al villaggio. Quindi la prima cosa che l'essere umano, secondo Aristotele, ha capito è che le famiglie sono sicuramente meglio che vivere allo stato solitario, ma vivere in villaggio è meglio che vivere in famiglia, perché il villaggio riesce a soddisfare una serie di necessità che la singola famiglia non può fare. Okay? Attenzione che, come vedremo, tra famiglia e villaggio, e già vi preannuncio che anche il villaggio non basterà e si passerà da villaggio a stato, c'è sempre un rapporto di potenza e atto. Ok? Cioè l'uomo è in potenza una famiglia, la famiglia è in potenza un villaggio, il villaggio è in potenza uno stato. Quindi non è soltanto un fatto storico che l'uomo via via si aggrega in società più complesse, ma quasi un fatto, direi, ontologico. Cioè l'uomo è una famiglia in potenza, cioè da solo non è neanche pienamente se stesso. Così come la famiglia è un villaggio in potenza, cioè praticamente ognuno di noi ha un percorso di passaggio da potenza ad atto che lo porta verso un livello sociale maggiore, di maggiore realizzazione sociale. Mi avete seguito? Ok, quindi riprende questo passaggio dalla potenza all'atto. Ora ci si rende conto però che il villaggio ancora non basta, c'è bisogno di leggi e di magistrature, cioè è difficile, una volta raggruppate più famiglia all'interno di un villaggio, stabilire, non so, chi fa cosa è giusto. Se io faccio un torto a te, come, chi deve giudicare questo? Con la legge del taglione? Allora il capo famiglia A ha fatto un torto al capo famiglia B, allora quello che fa dovrebbe uccidere il capo famiglia A oppure fare un torto uguale? Capite qual è il discorso?
come si fa a regolare i rapporti tra famiglie? Un villaggio non basta, c'è bisogno di leggi e di magistrature, cioè di qualcuno che detenga la giustizia, ok? Qualcuno che sia quindi al di sopra di queste famiglie, che sia riconosciuto da tutti come un soggetto terzo in grado di dirimere le controversie. Se no ci si inizierebbe a scannare nel villaggio, questo Aristotele ne è consapevole. E quindi, potenza e atto, si passa a un nuovo livello, che è lo Stato. Lo Stato è il livello in cui i villaggi capiscono che da soli non riescono ad autogovernarsi, sono troppe la complessità del vivere sociale. Ci servono soggetti più elevati delle singole famiglie che governino in conto e siano investiti da un'autorità più alta. Investire qualcuno di una funzione di governance di una realtà significa creare uno Stato. Riconoscere delle cariche che svolgono un governo vuol dire dare il potere a qualcuno. Mi seguite? Quando io delego il potere a qualcuno che governi nella veste di tutti, allora in quel punto io sto rinunciando a parte della mia sovranità, ok? Per fare in modo che anche tu rinunci a parte della sovranità, anche tu rinunci a parte della sovranità, tutti rinunciamo a parte della nostra sovranità e quindi si passi in una realtà in cui ci stanno una serie di istituzioni che governano collettivamente la nostra realtà e quindi prevengono l'insorgere di problemi o di ingiustizie, cercando di riportare la realtà verso la giustizia. Uno potrebbe pensare che l'individuo viene prima dello Stato. Ecco, secondo Aristotele avviene il contrario. Proprio perché abbiamo detto c'è un potenza e atto, se vogliamo, l'individuo viene prima cronologicamente, ma viene dopo ontologicamente. Cioè l'individuo, secondo Aristotele, esiste solo all'interno dello Stato. Ok? Cioè lo Stato è il tutto, l'individuo è la parte. Secondo Aristotele il tutto è più importante della parte. È come se ci sta dicendo che ognuno di noi, tolto da uno Stato, non è pienamente neanche un individuo. Infatti ce l'ha detto prima. Cioè l'essere umano è tale solo quando è sociale. Se tu togli un essere umano e lo butti nella giungla, diventa una bestia selvaggia, non è più un essere umano. Mi seguite? Questo ragionamento è molto importante perché sarà ripreso da Hegel, quando... appunto nell'Ottocento si parlerà nuovamente di che cos'è lo Stato, si riprenderanno questo tipo di idee. Mi avete capito qual è il ragionamento? Cioè, poiché l'uomo è un animale sociale per definizione, ecco, l'uomo può esprimere la sua vera essenza sociale solo all'interno di una realtà organizzata. Quindi anche se nel racconto lo Stato arriva alla fine, da un punto di vista di importanza ontologico, di essere, ok, l'essere umano trova il suo essere all'interno dello Stato. È essere umano solo all'interno dello Stato. E nell'ordine naturale, dice Aristotele, la città precede la famiglia e ciascuno di noi. Infatti il tutto precede necessariamente la parte, perché tolto il tutto non ci sarà più né piede né mano, ok? Come un organismo, ok? Un organismo è l'insieme di braccia, gambe, cervello, ma secondo Aristotele è più importante l'organismo delle singole parti. Ognuno ha senso solo all'interno di un organismo. Se strappo un braccio, lo butto lì per terra, non è più neanche propriamente un braccio, è un pezzo di carne senza vita. Diventa un braccio quando è connesso a un organismo che lo fa funzionare come braccio. Ok? Ogni essere umano è tale solo quando è all'interno di un sistema che lo renda sociale, che faccia esprimere la sua socialità. Capite perché ho iniziato con i social network? Perché ragazzi, i social network perché sono così sexy? Perché ci piacciono così tanto? Perché noi abbiamo bisogno degli altri. Perché noi siamo deboli, siamo soli. Noi ci sentiamo continuamente in balia di un mondo più grande e abbiamo bisogno dell'approvazione degli altri. Noi abbiamo continuamente bisogno di essere riconosciuti parte di un gruppo. La grande forza dei social network è questa, che quando tu fai una cosa e prendi molti like, ok, anche se non vuoi fare lo youtuber o l'influencer nella vita, sei gratificato. Perché? Se metti una foto e prendi 1000 like sei gratificato. Cosa te ne viene a te? Sai perché? Perché sei riconosciuto in quel momento da 1000 persone. Cioè nella tua mente si apre l'idea che il tuo essere sociale si è potenziato. Sei stata accolta in un gruppo ampio di persone e sei più protetto. Mi capite qual è il discorso? Cioè noi da soli non valiamo nulla, come un lupo da solo non vale nulla, ok? Noi valiamo in gruppo, la forza dell'essere umano è una forza di gruppo, leadership del gruppo è ancora meglio, essere leader di un gruppo di persone è esprimere la propria socialità al massimo delle potenzialità, ok? Essere riconosciuto all'interno di un gruppo, far parte di un gruppo, e questo poi ragazzi è un tema che è fortissimo nell'adolescenza, no? Le mode, perché mi vesto in un certo modo?
perché le mie amiche si vestono in un modo simile, ok? Quanto è difficile per un adolescente, ma proprio per tutti, pensarla in modo diverso dal gruppo, vestirsi in modo diverso, fare attività diverse, ok? Sentire musica diversa, perché c'è questa massificazione? Non perché gli adolescenti sono stupidi o sono fragili, no, perché sono esseri umani all'ennesima potenza, hanno bisogno dell'approvazione degli altri. E forse il primo ad averlo detto in maniera così forte è stato proprio Aristotele. Finiamo l'ora dopo.